Doctor Strange. Doctor Strange è l'ultimo cinecomics ritrovato in casa Marvel. Diretto da Scott Derrickson, regista che ho avuto modo di conoscere grazie a Ultimatum alla Terra. Si è dedicato poi un po' agli horror, sicuramente per farsi le ossa, e dopodiché ce lo ritroviamo in Doctor Strange, per il quale tra l'altro ha abbandonato l'adattamento cinematografico del famoso videogioco Deus Ex. Quest'uomo la sa lunga, meglio stare lontano dai videogiochi che diventano film. Beh, in Doctor Strange il buon Derrickson fa davvero un gran bel lavoro, quindi te lo meriti. Bravo! Ho atteso questo film come un bambino attende Natale sin da quando ho visto la prima locandina. Il Dottor Strange è interpretato da forse uno degli attori migliori del momento, ovvero il grande Benedict Cumberbatch, o Cumberbatch, non so la pronuncia. Beh, sarà che mi sono innamorato di lui vedendolo in Sherlock, ma anche sentendolo nel ruolo di Smaug nell'Hobbit. E quando l'ho visto in quella locandina, con quelle vesti, ho subito pensato, ok, sarà uno spettacolo. Poi viene rilasciato il primo trailer e vedendolo non c'è dormito la notte. Ansia quando esce! No! E qualche giorno fa, il 26 ottobre, è finalmente uscito nelle sale italiane. Ed ero lì subito, prendendo i biglietti 2 ore prima per avere i posti migliori. Prendendo tra l'altro bibita e popcorn nel menu speciale a lui dedicato lì. Insomma, come direbbe buon Piccinini, tutto pronto, si comincia! No, con questo tono però, lui lo fa meglio. Cioè, sì. Beh, bellissimo, un film bellissimo e un grande cinecomics. Quindi non ha deluso le aspettative. Allora, non voglio fare alcun tipo di spoiler perché è veramente bello, quindi parlerò più che altro dei primi 5 minuti di trama per farvi capire che è il Dottor Strange. Diciamo che se stessi parlando di Spider-Man arriverei al morso del ragno. Il signor Stephen Strange, Dottor Strange, è uno dei più talentuosi neurochirurghi al mondo, anzi, il migliore. Dotato di una grandissima memoria di sangue freddo e di mano ferma. Il caro e buon Dottor Strange ha i soldi che gli escono persino dal buco del culo, ma a causa di un incidente stradale di grosse dimensioni perde l'uso delle mani. Spende tutti i soldi che ha in cerca di una cura, ma non trova niente, eccetto una persona che gli consiglia un posto dove una persona potrebbe guarirlo. Mettendo però l'ego da parte e imparando i segreti di un mondo nascosto fatto di misticismo e dimensioni parallele. La trama è questa. Poi si evolve alla stragrande, non manca il cameo di Stan Lee e soprattutto le citazioni sul passato del personaggio, alcune davvero geniali, come inquadrare una via il cui nome assomiglia a quello di Baker Street, oppure lui che si aggiusta al mantello alzandosi il colletto un po' alla Sherlock, veramente fantastico. Mi ha dato giusto un po' fastidio per i primi 5-10 minuti il doppiaggio di Benedict, proprio perché ero abituato a sentirlo in Sherlock. Poi però mi sono abituato. Ma il primo impatto è stato davvero strano. Effetti speciali di altissimo livello, come ci si aspetta da un film di questo calibro, e secondo me hanno leggermente silurato il capolavoro di Christopher Nolan, ovvero Inception. Che cazzo è Inception? Mannaggia, se Inception avesse avuto più scene come quelle di Doctor Strange, non sarebbe stato solo un gran film, sarebbe stato IL film! Cosa intendo? Avete presente quelle scene di Far Cry dove vi fate delle peggio droghe e vi trovate a vivere trip allucinogeni? Se avete capito bene, altrimenti ve lo spiego. Guardare questo film è come aggiungere una forte dose di LSD al vostro cervello. Certe scene, certe inquadrature, certe ambientazioni vi mandano davvero la testa in trip. Concludendo, ottimo il cast, forse uno dei migliori che sia mai visto nei film della Marvel, e ottimo il sole che oggi mi sparaflescia come non mai. Perché usare le luci quando si può avere il sole? Questo cos'è? Il mio mantra? È la password del wifi? Non siamo selvaggi. L'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è stato il ruolo del cattivo. E non parlo di Mads Mikkelsen. Lui svolge davvero un ottimo lavoro, così come il mantello della levitazione di Doctor Strange. Il non personaggio che sicuramente amerete di più. Ma il cattivo che dovrebbe spaventare tanto, sto parlando di Dormammu. Mi ha lasciato un po'... Non mi dice niente. Niente, non è cattivo, cioè sì è cattivo, non si capisce quanto è cattivo, perché è stupido, no, cioè, dai, no. Davvero peccato, poi anche dei piccoli buchi di sceneggiatura che ho intravisto qua e là, ma credo siano dovuti a dei tagli, e sì, mi ha dato un po' l'impressione di star vedendo un film molto tagliato, non so perché. Per il resto davvero fantastico. E non vedo davvero l'ora che esca il Blu-ray con i contenuti speciali, perché sono davvero curioso di vedere come hanno girato, ripreso o proprio montato alcune scene. Voto. In genere prima di valutare un film dovrei guardarlo quelle 2-3 volte.
ma questo lo riguarderei altri 20 e credo che rimarrei sempre della stessa opinione. Si merita 4 stelle e mezzo su 5. Da Death Star che è tutto, ciao! E sempre Fidelis.